Sono qui come Società Italiana di Nutrizione Umana, è una società che si occupa di ricerca scientifica senza scopo di lucro. La SINU, quindi questa società, è formata da diversi professionisti, studiosi, ricercatori nel campo della nutrizione e dell'alimentazione. Ci occupiamo dei diversi aspetti chimici, biologici, fisiologici e quindi tutti quegli aspetti che sono importanti quando si parla di alimentazione e nutrizione, che vanno quindi anche ad occupare e ad impegnarsi degli aspetti psicologici, degli aspetti comportamentali, sociali, politici e tutte queste componenti che rendono la tematica molto interessante, molto importante e di fondamentale importanza per la popolazione. La nostra società si occupa di queste tematiche collaborando con altre società scientifiche, con enti come l'università, istituzioni, con anche i mass media, perché noi abbiamo tra i nostri obiettivi anche quello di divulgare e promuovere un'informazione aggiornata e scientificamente valida per quanto riguarda queste tematiche, quindi le collaborazioni sono fondamentali perché insieme si fa meglio e si riesce a spiegare, a capire, a chiarire queste tematiche che sono fondamentali. Quando parliamo di dieta dobbiamo pensare che attualmente le evidenze scientifiche ci parlano e ci spiegano e hanno chiarito che la dieta mediterranea è la dieta che promuove la salute. Questo cosa vuol dire? Che ci aiuta a stare meglio nel presente e anche nel futuro. Ossia tutto quello che significa promuovere la salute nel presente per prevenire le malattie del futuro. E la dieta mediterranea risponde a queste esigenze dell'alimentazione di tutti i giorni. La tendenza attuale, ci siamo e sono decenni che ci impegniamo per promuovere indicazioni e fare capire alle persone, quindi abbiamo chiaro quello che serve per stare bene, quello che serve mangiare per sentirsi in forma. Adesso la sfida è quella di riuscire a far mettere in pratica alla popolazione queste conoscenze e non è cosa facile perché siamo in una società complessa fatta di tanti aspetti e l'alimentazione spesso è uno degli aspetti che non dico che viene trascurata, però occorre impegnarsi ancora tutti molto per favorire sane abitudini alimentari e di vita diciamo nel complesso e quindi sane abitudini non solo a tavola ma anche nel tempo libero, il movimento e fare tutto quello che sappiamo che fa bene alle persone, fa bene al nostro essere.